sono state tra l'altro scritte in un attimo. Io veramente questo è come dire, ho pensato alle mie figlie, ho buttato giù ai miei bambini, ho buttato un po' giù quello che secondo me erano le priorità. Adesso dico che questa è la mia eredità di madre, dico che siccome non avrò molte cose da lasciare, in poche parole, no? Non avrò tante cose, sai, gioielli, cose che uno ha ereditato oppure che ha queste sono le mie eredità per le mie figlie. Cioè io questo potrò Allora, dare loro. Ecco, per loro e per i figli del mondo. Tant'è vero che la dedica, se ti dico ancora questa cosa, è a Ludovica Matilde, che sono le mie figlie e ai figli del mondo. Perché non si può essere delle buone madri, dei buoni padri se non ci si occupa anche dei figli degli altri. Su questo No, io no, certo. Sono d'accordo. sono proprio decisa, lo credo davvero. Credo che la maternità non può essere legata, o la paternità non può essere legata solo al sé. No, ma deve andare oltre, no? Non puoi salvare tuo figlio e pensare che salvi solo lui e poi gli altri possono pure morire, no? Di fame, di stenti, c'è qualcosa in questa tua maternità che non funziona. Così come dico che si può essere madri anche non avendo un figlio, o padri non avendo un figlio. Sì. Senti, io ti rileggo questa frase qua. Non è facile far capire ai figli ciò che importa davvero nella vita, che dai fallimenti ci si riprende e si impara, che i maschi possono piangere e le femmine giocare alla lotta, che non sempre i sogni si realizzano. L'importante è non smettere mai di desiderare. Sì. Prova a Sì. commentarla tu, se no la commento io. No, io quello che volevo dire è che la mia vita è stata una vita con molti fallimenti, no? Non posso dire, sono stata una bambina, non andavo bene a scuola, ho avuto delle difficoltà, ho avuto delle, mi sono inciampata più volte. E ho imparato anche adesso, sto imparando, sto continuando a imparare che la mia vita non si misura sul successo e vorrei che fosse così anche per le mie figlie. Quando mi faccio prendere dalle paranoie, no? Che gli altri vanno all'estero, i figli degli altri fanno cose stratosferiche, entrano in scuole, università pazzesche, io mi fermo sempre sul fatto che quello che mi importa. Perché è quello che mi importa per me stessa e ho imparato a ricercare per me stessa è che siano persone felici. No? A un certo punto dico, i figli non devono raggiungere il successo a tutti i costi, no? Non devono dimostrarci niente. A me non mi piace dire dei propri figli, sono orgogliosa, ma non perché credo che chi lo dica sbagli, no, perché penso che i figli non ci debbano mostrare niente, che i figli si debbano amare e basta. E l'amore, che questo amore qua può essere possibile solo attraverso l'accettazione dei fallimenti e attraverso l'accettazione che loro sono altro da noi. Quindi noi possiamo avere tutte le aspettative, immaginarci una vita simile alla nostra, o migliore della nostra, o desiderare per loro attitudini, passioni, strade, successi, ma in realtà loro forse la cosa più grande che possiamo lasciare ai nostri figli è proprio la libertà di essere se stessi e quindi anche qualcosa che non ci corrisponda come genitori. È difficile, però è così. Bene, che cosa sono? Hai parlato di paranoie. Che cosa sono le paranoie per un padre, per una madre? La paura, secondo me, la paura del futuro, cioè molte volte io vedo mamme e padri che a 6 anni, con i bambini di 6 anni, si preoccupano che sappiano alla perfezione il corso di inglese o che ne so, conoscano quello strumento, che pure facciano attività fisica, attività sportiva e quindi magari siano abili in un'attività sportiva. Nella mia esperienza personale anche io l'ho avute quelle paranoie, l'ho avute, nel senso che devi scegliere un'attività sportiva, devi fare questo. E poi magari puoi fare la lezione di canto e poi no? E inserisci un po' di cose, inserisci, perché la paura qual è? Quella
che rimangano indietro rispetto agli altri, che questo futuro così precario spaventi, no? E che quindi se tu inserisci abilità, capacità, competenze, allora la loro vita sarà migliore. In realtà io la mia esperienza, poi io ho avuto due figlie che non sono sportive, cioè una delle due un po' di più, ma comunque non hanno particolari abilità nel canto, in cose, eccetera, eccetera, neanche nelle lingue. Alla fine comunque stanno trovando la loro strada, no? Ma meno male. Eh sì, e poi appunto la grande, quella che ha illustrato anche l'albo e che fa i disegni per il blog, chi l'avrebbe mai detto? Ecco, io non l'avrei mai immaginato, no? Non avevo tracciato, non avevo pensato a questa strada per lei. E lei chissà dove andrà, nel senso che magari poi quindi ti posso dire una cosa, che sì, lo diceva Jovanotti una volta. Guarda, non è che ami tantissimo Jovanotti, però diceva questo. Io ho avuto occasione di conoscere il padre di Jovanotti, non lui. E diceva, io se avessi, mi fossi sognato di fare qualcosa insieme a mio padre, quelli della mia generazione, ma manco morti. E i figli attuali invece lo fanno, vanno al cinema insieme. È cambiato il mondo, in questo caso anche il meglio. No. Io non faccio tante cose insieme a mia figlia, cioè ci tengo a, come dire, a rivendicare i miei spazi, nel senso che ci tengo a fare le mie cose e che lei faccia le sue. Questo sì, ma io non avrei fatto proprio niente con mio padre, con mia madre. Però c'è da dire che, ad esempio, rispetto ai disegni io gliela menata. Cioè non è che, come dire, all'inizio era, vabbè, dai, fammi un disegno, ti do la paghetta, vabbè, dai, fammi un disegno, basta con questi disegni, mi hai rotto, eccetera, eccetera. Adesso che, come dire, all'epoca aveva 16 anni quando ho iniziato a fare i disegni del blog, adesso che, come dire, ha fatto un'illustrazione per Mondadori, mi dice, ah, grazie, che però... E io l'unica cosa che notavo era che quando lei disegnava, lei ha fatto il classico, quando lei disegnava stava bene. Io era quello che notavo. Io notavo che quando lei si metteva lì, non ci pensava in 3 secondi, cioè queste illustrazioni qua lei in 3 secondi non leggeva neanche il post, e mi dice, non mi leggere quelle cose che sono noiose, cioè, non me le leggere, dimmi di che cosa parla, così, e poi in 3 secondi faceva queste cose qua, fa queste cose qua, che secondo me sono molto belle, o queste cose qua, cioè io non le devo dire molto, no? E lei poi va, non le devo dire tanto qua, questo è relativo alla cattiveria, e lei poi disegna, quindi io l'unica cosa che notavo era che lei in questa cosa qui stava bene. Poi non è facile il nostro rapporto, litighiamo spesso, io urlo, cioè sono una madre che urla tantissimo, non sono di quelle pacate, calme, sono quelle che quando vede la casa in disordine sclera, no? Quindi anche su certe cose, poi è molto piccola casa mia, quindi su certe cose sono ossessiva. Sì. Non voglio un rapporto paritario con le mie figlie, io l'ho sempre detto, io sono la madre, loro sono le figlie, quindi io ho un ruolo educativo nei loro confronti, di essere loro amica, mi interessa, non è una cosa che mi riguarda, non mi interessa, mi interessa invece dare, come dire, mettere dei paletti, dare dei limiti e tracciare la strada, poi però, guarda, come dire, loro ti dico, un po' dove voglio. Io rimembro un Natale in cui con mio padre e mia madre siamo andati a vedere un Natale, il giorno di Natale, in cui siamo andati a vedere un film di Alberto, con Alberto Sordi, ma non mi ricordo quale, perché ho rimosso. Ma non povero Alberto Sordi, non mi ha fatto niente. Però è stata l'unica volta in cui abbiamo fatto qualcosa quando avevo 15-16 anni. Poi altre cose. Senti un po', ci sono due ascoltatrici che scrivono. Una è Anna Baroni, dice, Penny, ti adoro, sei una madre meravigliosa. Penny, io no, purtroppo. Anche io sono un fallimento. Che sì, ma perché lei parla di sé, perché lei sa, perché un po' su Facebook mi scrive, Anna parla di sé in termini sempre negativi, no? Ma in realtà essere un fallimento per me non è una cosa così negativa, nel senso che essere un fallimento vuol dire che ti accorgi di sbagliare. E i figli hanno bisogno di avere madri e padri che dicano ho sbagliato e che sappiano porre rimedio ai loro errori, no? Non hanno bisogno di... Io mi ricordo che ho avuto delle educatrici in passato che erano qualcosa di irraggiungibile. Quando tu devi accedere così raggiungibili a cui tu non potevi accedere. Non hanno bisogno di questo i figli. I figli hanno bisogno di avere vicino persone che sanno fallire.
questo. Quindi Anna, può stare tranquilla, può stare proprio tranquilla. Io le mando un bacione. Sì, mandiamo tutti quanti, anche io e anche Flavio e anche Morgane. E volentieri, perché io non credo, perché se io non conosco Anna, se lei dice siamo un fallimento, che sono un fallimento, probabilmente siamo tutti un fallimento, ecco. Sì. Un qualcosa sicuramente. Ma poi il rapporto con i figli non è mai facile, cioè a volte anche lì ci diamo tutte le responsabilità, ma non è che tutto dipenda da noi, a volte dipende anche dalle caratteristiche dei figli, dalle storie personali, da quello che ci capita nella vita. Allora dobbiamo essere un po' magnanimi anche con noi stesse, no? Soprattutto poi io parlo per le madri, che a volte hanno il carico maggiore, anche se no, penso. Come si chiama il tuo blog? SOSDonne.com, d'accordo. Perché? Originariamente che cosa pensavi? No, allora aspetta, SOSDonne, secondo me io tanto tempo prima di scrivere quel blog avevo provato a fare un blog, e quello è il nome che avevo dato, ma tipo anni prima. Poi quando io ho aperto quel blog volevo cambiarlo quel nome, in realtà non è stato possibile, quindi me lo sono tenuto. Non mi piaceva, nel senso non l'avrei, in quel momento lì non l'avrei ridato, avrei scelto un altro nome. Adesso penso che in fondo SOSDonne, come dire, sia un luogo che non è più mio, ma è delle persone che sono mio, ma è di tutte le donne e le amiche che ormai, perché io ho veramente conosciuto delle persone che mi seguono da tanto tempo e che vedo, no? E che quindi sento e so cosa mi scrivono, sono veramente vicino al mio cuore, fanno parte di questo blog, no? Non ci sono più solo io, e quindi ora mi piace questo SOSDonne, perché mette insieme una sorellanza di cui secondo me abbiamo bisogno, come avremo bisogno di un luogo fisico, no? In cui io, se fossi diventata consigliera comunale, consigliera regionale, cosa che non è successa, mi sarebbe piaciuto tantissimo creare un luogo in Liguria, a Genova, dove le donne potessero incontrarsi. Proprio dove... Sì, lo so che hai tentato, lo sa la mia matita elettorale. Vabbè, poi te lo scriverò sì, dunque, consolati però riguardo ai tuoi fallimenti informatici, perché io, Flavio era nel testimone, 20 anni fa ha provato a convincermi a fare un sito, ha aperto un dominio, il dominio è ancora registrato e non siamo mai andati in fondo. Flavio sta ridendo. Senti, a parte che ti saluta Elisabetta Violani, che è una scrittrice, e invece Patrizia Ponzi dice: la paura per il futuro fa perdere di vista il presente. È vero, perché ha perfettamente ragione Patrizia, perché sei sempre proiettata in quello che saranno e non guardi quello che sono, no? Sei poco centrata su quello che sono e quindi capisci poco di loro. Io credo che la cosa importante sia quella di, cioè, anche proprio lasciare i figli la loro strada. Io dico, le mie figlie, no, penso ogni tanto, sai quelle cose che dici, cioè, i miei comunque a me hanno pensato alla casa, ad aiutarmi per la casa, ad aiutarmi, come dire, per il lavoro, ci hanno pensato. Io non potrò farlo, non credo di poter, a meno che appunto non diventi ricca improvvisamente, ma cosa che non succederà. E io non potrò farlo, no? Non credo di poterla aiutare economicamente o eccetera eccetera. Quindi io penso, cosa posso fare per loro, no? Posso esserci e guardarle, soprattutto cercare di capire in cosa loro possono essere brave, in che cosa, e più che altro in quali passioni hanno la volontà di portare avanti. Ecco, questo, avere una passione già a me sembra una cosa grandissima, perché possono mancarti le cose, ma se tu hai una passione, se hai la voglia di portare avanti un lavoro che ti piace, la tua vita è piena, è già piena, a metà, anche se a metà è già piena.
È già finito. Senti, però tu stai pubblicando per Mondadori, ed è un grosso colpo, e per Mondadori la linea ragazzi, la linea per i ragazzi, per i bambini. E, però tu nel 2018 hai pubblicato un altro libro, se non sbaglio. Sì. Ho pubblicato un libro congiunti che si chiama Il matrimonio di mia sorella, che è una storia che non voleva essere la solita storia d'amore, no? Del matrimonio, lei e lui che si incontrano, eccetera, eccetera. È una roba, il matrimonio della sorella con una vita, nel senso che ha due figli e un marito, e in realtà entra in crisi il giorno di matrimonio di sua sorella, dove tutto è perfetto, dove questo matrimonio è un grande stile, e ci sono dentro poi le storie di altre donne della famiglia di diverse età, e si troveranno a un certo punto, succederà qualcosa, e si troveranno a un certo punto in un tavolo della, intorno a un tavolo della cucina a raccontare loro stesse. E secondo me è un romanzo che lascia aperte delle possibilità di riflessione alle donne, almeno quello che penso io rispetto alla propria vita, rispetto al sé, rispetto al matrimonio. Certo è che poi ho un po', come dire, un po' abbandonato la scrittura anche per adulti e per donne, perché com'è che posso spiegarlo? Mi sono avvicinata molto in questi anni al femminismo, no? Sono maturata molto, mi sono avvicinata molto agli stereotipi di genere, cercando di capire le donne, perché comunque c'è una sottomissione di base. Quindi io non volevo scrivere un libro che raccontasse necessariamente una storia d'amore, che dovesse finire necessariamente con una storia d'amore. Probabilmente si fa uno diverso, no? Cioè, e quindi ho momentaneamente abbandonato l'idea, perché vorrei scrivere una bella storia, ma che non parlasse necessariamente, come dire, che non andasse a finire sempre per le donne allo stesso modo, no? Che potesse portare dei valori nuovi e differenti, non per forza legati all'incontro con l'uomo, eccetera, eccetera. Non so se mi sono spiegata. Molto bene. Molto bene. Mi piacerebbe avere una storia diversa, per ora non ce l'ho, però queste storie di bambini e ragazzi che secondo me sono utili molto anche alle donne, alle madri, e non solo alle madri, perché trattano temi differenti. No, per carità, poi le storie dei bambini e dei ragazzi riempiono, perché a me verrebbe la cosa che verrebbe da chiederti alla fine di questo, per tirare un po' le somme di queste chiacchierate, in realtà chi sono i figli? Sono degli esseri a sé stanti, irriconoscibili a volte, indomabili altre. Non necessariamente sono figli di sangue, questo sono anche le persone che si incontrano e che diventano figlie o figli. Secondo me la maternità e la paternità sono un modo di aderire alla vita, un modo di percepirla. Io credo che ci siano tante donne e tanti uomini che non hanno figli, capaci di essere padre e madre. C'è una cosa, cioè, che noi siamo tutti figli di qualcuno. Sì. Siamo quello tutti sì, figli di qualcuno, e a me piacerebbe che in primo luogo, che lo so che può sembrare una cosa banale, però, come dire, ci sentissimo figli tutti della stessa terra, tutti dello stesso luogo, anche se proveniamo da luoghi differenti, no? Io e i miei bambini, io quando guardo i miei bambini, l'altro giorno guardavo, ero qua, sotto casa mia ci sono dei giardini, c'erano due bambini di qui che hanno fatto quinta l'anno scorso, e che andavano a giocare al campetto, no? Un bambino bianco e un bambino nero, no? E giocavano con questa palla, e io pensavo, andavano, no? Camminavano, se la chiacchieravano, e io pensavo, no, tra qualche anno chissà se sarà ancora così, no? Tra qualche anno chissà se la vicinanza
tra questi due mondi ci sarà ancora, o se invece il divario, la forbice tra di loro piano piano aumenterà. Ecco, mi piacerebbe che i figli fossero tutti dello stesso luogo, fossimo tutti figli, ci considerassimo tutti figli dello stesso luogo, che è il mondo, che è la terra, e i luoghi a cui apparteniamo, ecco, senza questo è mio. Lo dico sempre, e lo dico anche alle mie figlie quando parlo della povertà, dico: il luogo in cui nasciamo è solo una fortuna, no? Potevamo capitare in qualunque parte del mondo e potevano succederci le cose, le peggio cose. È capitato che siamo in questa parte, e noi di questa cosa, di questo privilegio, ne dobbiamo essere consapevoli. Guarda, ci salutano Miria Uras. La Miria. Ciao Cinzia, che bello vederti. Ecco, appunto, non ci vediamo più, tra l'altro. Ma perché ormai adesso quegli amici, i miei amici, proprio quelli stretti stretti, noi non ci vediamo più. Cioè, io per tutelare un po' anche, succederà anche a te, per tutelare, per poter far andare avanti la scuola, per quanto mi riguarda, io sto tanto a casa, non vedo più nessuno. Questo è perché lo sento come un dovere, quello di mantenere la scuola aperta, se si può, almeno per quanto riguarda la primaria, che è una scuola di quartiere, una scuola, come dire, dove non ci sono grossi spostamenti, no? È un discorso complesso, perché potremmo discuterne. Io sulla prima, vabbè, no, non c'entra niente adesso, ecco. Però e poi ti saluta Maddalena Leali, la nostra Maddalena. Ciao, grande poetessa, grande esperta di arte. Sì, sono d'accordo. Comunque, che la scuola sia debba essere un presidio. Ora speriamo che la vita torni normale, o comunque umana. Sì. Nel più breve tempo possibile, credendoci anche poco, però no, che succede? Che non credendo poco nel tornare umano. Nei tempi, credo, sì, poco. Ma speriamo che ci siano, cioè che certe cose ci possano servire per cambiare le priorità, no? La priorità. Insomma, speriamo. La priorità all'essere umano. Cosa? Non ho sentito. All'essere umano. Ah, sì, all'essere umano, alla persona, cioè alla persona. Quello che dobbiamo investire nelle persone, nei lavori di cura. Questo noi dovremmo mettercelo bene nella testa, no? Invece andiamo sempre su questo discorso del profitto, che per carità io capisco, cioè tutto collegato, ma prendersi cura della persona, cioè di tutti, vuol dire far andare avanti l'economia anche. Non riesco a capire perché non si possano collegare le due cose, no? E quindi scuola, l'istruzione, eccetera, eccetera, sanità, cioè sanità pubblica, insomma, puntare su queste cose qua, sulle persone che ci lavorano anche, perché io appunto penso ai medici, agli infermieri, cioè appunto ho scritto un post sul fatto che non sono eroi, noi non li possiamo considerare eroi, noi li dobbiamo considerare lavoratori, e come tale vanno rispettati, pagati, come si deve, ecco, io penso che, e vale lo stesso per l'insegnante, lo dico anche con alta voce, pur essendo un insegnante, perché il compito che abbiamo è arduo, è difficile, è importante. È difficile. Sì, assolutamente. Senti, ti faccio salutare da Flavio. Eccomi qua. Ciao Flavio, mi hai aiutato. Piacere di vedere Cinzia, di aver ospitato Cinzia, che vi assicuro ci siamo rincorsi un sacco. Poi a un certo punto le ho scritto dicendo: no, adesso non facciamo niente perché ci sono le elezioni regionali, siccome noi è risaputo che non parliamo di politica e di Covid-19,
ho detto ci sentiamo dopo. E finalmente siamo riusciti a fare questa puntata e l'abbiamo organizzata, devo dire che questa volta l'abbiamo fatto velocemente, non ci siamo tanto, quindi grazie perché... Sì, e poi è la prima volta, scusate, che pubblicizzo un pochettino questo libro, cioè nel senso che è uscito il 3 ottobre ma non ho fatto ancora niente e non farò niente, credo, visto i tempi. Però ma magari volta. Vediamo un po', perché chissà, una piccola idea su dove farlo mettere in mostra, ce l'ho. Ce l'hai, benissimo. Devo parlare con una persona, ma va bene, ottimo. Allora, grazie. C'è anche questo nostro impegno futuro che mi piace. Non ci resta che ringraziare Cinzia, che ho apprezzato tantissimo perché ha detto delle cose veramente belle, in un bel modo, elegante e... Bella presenza e tra l'altro appunto mi fa piacere perché fino ad oggi non abbiamo mai parlato di narrativa per ragazzi, forse abbiamo citato forse un libro nei 10 minuti che precedevano la prima stagione di narrativa per ragazzi, però questa sera abbiamo finalmente ospitato lei con questo bel libricino che metti... Comunque, diciamo una cosa, facciamo un primo piano del libro e poi mandiamo la sigla di Morgana, dai. Grazie Cinzia, grazie. Grazie a voi, ciao. Quella di indirizzo della... no, i miei figli, capito, perché non riescono, non ce la fanno. 1, 2, 3, sigla. Buonasera a tutti, bentrovati, Salotto della Morghi in collaborazione con l'Ora di Amadeus come tutti i lunedì. Ho ascoltato con grande interesse l'intervento di Cinzia Pennati, che non conoscevo, ma è una donna davvero interessante e piena di valori da trasmettere. Avrei voluto farle delle domande e sarebbe bello poi approfondire soprattutto il discorso delle fiabe per i bambini, oltre che la narrativa per i bambini, le fiabe per i bambini. Nel tempo ho scoperto, senza studiare poi l'argomento in maniera approfondita, a livello piuttosto epidermico, che comunque tutte le storie per i bambini e le fiabe che vengono raccontate sono alla fine dei racconti praticamente horror, nei quali vengono trasmessi in maniera subliminale dei valori che forse non sono ottimali. Ecco, al di là della patina di bontà e di bellezza che hanno queste fiabe che noi tutti conosciamo e che abbiamo apprezzato nell'infanzia. Chiusa questa parentesi e sperando che prima o poi si possa argomentare su questo argomento così importante che sono i bambini, perché i bambini sono veramente il futuro, sono una freccia che viene scagliata dal genitore e si prende un po' la mira, però non si sa quale sarà il bersaglio, ed è questa proprio la cosa meravigliosa. Quindi dare la giusta energia, dare la giusta inclinazione e poi lasciare andare e vedere cosa sarà. Ecco, detto questo, io tra i tanti argomenti che sto sviluppando per le varie serate e i vari lunedì a cui sto pensando tutte le volte, oggi volevo tornare nuovamente sul discorso della fotografia, perché ho pensato che in questo periodo nel quale ci apprestiamo comunque a ridurre la nostra presenza pubblica in qualche modo, vuoi per scelta personale, vuoi per obbligo, vuoi per orari, eccetera, quindi l'aspetto della comunicazione online e del blog e dei social e tutto quanto fa cornice a questo argomento avrà sempre più significato, chiaramente.
il nostro Ora di Amadeus rientra anche in questo, l'ho detto tante volte, rientra in questo schema. Ora mi domando come mai nel momento in cui la fotografia è diventata di dominio universale attraverso i cellulari è degradata, nel senso che un tempo si cercava una fotografia che raccontasse una sola, magari perché costavano tanto, erano analogiche con pellicola, c'era tempi di attesa e tutto il resto. Come mai adesso si facciano 150.000 foto, tutte lasciate sul cellulare, poi il cellulare si perde, si brucia, vanno via infiniti archivi, non ci rimarrà niente in mano, oppure vengono stivate su qualche cloud, oppure messe su Facebook o su qualche altro social a disposizione di tutti, e diventa un po' il nostro album di famiglia, il nostro album personale. Visto che affidiamo a questi mezzi, con queste tecniche, la nostra memoria, la nostra vita, quello che vogliamo raccontare agli altri, quello che vogliamo far conoscere, bisogna che chi usa questo mezzo, così come chi usa una macchina deve avere la patente o comunque saper guidare, allo stesso modo deve conoscere il linguaggio della fotografia, sapere che una fotografia non racconta la verità, racconta una parte di verità, racconta la tua verità e quello che hai visto in quel momento, l'inquadratura, lo sfondo, l'illuminazione, sono tutti aspetti che non vengono noto veramente mai più trascurati, mai più considerati, vengono trascurati completamente. L'importante è che più o meno il soggetto stia nella foto, che si veda che è quella persona e poco di più. Ci sono delle eccellenze incredibili in cui vedi appunto dei lavori molto ben fatti, e ci sono una moltitudine di persone che utilizzano questo mezzo, che è potentissimo, che è meraviglioso, senza avere la coscienza di quello che hanno in mano. Ecco, ad esempio, io quando faccio le foto a qualche persona che mi chiede, mi fai un anziché farsi un selfie, mi chiedono di fargli una fotografia, anche con un semplice cellulare, sfruttando quello che ho imparato negli anni come fotografa professionista, in tema di inquadratura, in tema di prospettiva, di controllo delle linee cadenti, controllo dello sfondo, controllo della luce, riesco a ottenere in un attimo delle fotografie che mi dicono sempre sono notevoli, ecco, molto ben fatte, che belle, eccetera. Ad esempio, parliamo di bambini, come abbiamo parlato oggi, come si fotografano i bambini? L'adulto cosa fa? Prende il cellulare, a parte che lo tiene sempre verticale, mai orizzontale, sempre verticale. E cosa fa? Da in piedi inclina il cellulare in basso, e quindi cosa succede? Che ti vengono dei bambini con una testa gigante, un corpo conico, e sono assolutamente svantaggiati, la loro bellezza è distrutta. Inginocchiati, metti il cellulare verticale, perfettamente coassiale con la persona, e avrai una fotografia già molto migliore con questo semplice accorgimento. Io noto che mai e poi mai qualcuno mette il cellulare o la macchina fotografica nella giusta prospettiva. Ecco, e questo era uno degli argomenti che facevo proprio all'inizio dei miei corsi, quando tenevo dei corsi di fotografia negli anni scorsi, avevo qualche allieva che mi seguivano. Io raccontavo degli aspetti che probabilmente nei corsi non vengono mai raccontati. Mi piacerebbe tenere un corso di fotografia ancora adesso e raccontare le cose che raccontavo. Il video è la stessa cosa. Il video viene sempre fatto in verticale. Perché? Perché le persone sono verticali. Il risultato qual è? Che abbiamo due bande nere ai lati dello schermo del nostro social dove lo pubblichiamo. Perché chiaramente il rapporto, anziché essere 16 noni, è 9 sedicesimi. E quindi questo è un argomento che sembra misterioso e più non interessa a nessuno, e mi domando come mai. Cioè, abbiamo sempre avuto i televisori orizzontali e le immagini vengono fatte verticali, in modo tale che hai due blocchi neri ai lati, però la persona si vede tutta. Si vedrebbe tutta anche inquadrandola orizzontale e con un pochino più di sfondo, magari, se merita di essere presente.
Ecco, quindi questo della fotografia vale anche per, ad esempio, per la musica, per l'ascolto della musica, che ormai è fatto quasi esclusivamente col cellulare o, quando va bene, con le cuffiette dei cellulari, che già è molto meglio. Senti una musica gracchiante e va bene a tutti. Io mi domando, decenni di alta fedeltà, decenni di alta fotografia, di sviluppi e di carte particolari importanti, eccetera, sono stati bruciati in un secondo dall'avvento del digitale, che invece dovrebbe essere sfruttato in maniera assolutamente potentissima. Noi proviamo a sfruttarlo al meglio. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete posto e ci rivediamo la settimana prossima con un nuovo argomento. Buonasera da Morgana e all'ora di Amadeus con Beppe Gambetta. Morgana, solo una cosa. Dimmi. Io non accumulo fotografie nei cellulari, per esempio, nel senso che prendo, fotografo, poi butto via quelle che non mi interessano e le sposto da cellulare a cellulare. Ecco, il fotografo deve avere un cestino della spazzatura molto grande, è vero. È vero. È vero. È vero, è vero. È come a teatro, bisogna buttar via. Tu hai il blocco di pietra e lo scolpisci perché la scultura era già dentro. Per sottrazione. E poi trovi la pepita in mezzo al detrito, però ci vuole anche il detrito, se no la pepita non si sviluppa. Va bene. Signore e signori, Beppe Gambetta, sigla! Buonasera, per la seconda volta, per la seconda parte della N puntata di Allora di Amadeus, signori, il maestro Beppe Gambetta. Eccoci qua, ciao. Ciao Beppe. Okay. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Si sente poco la voce, si sentiva meglio ieri. Sente poco la voce, noi abbiamo... adesso si sente meglio? Sì, c'è qualcuno. Sì, ok. Senti Beppe, come stai? Ah, io sto molto bene, anzi mi auguro di star bene, perché sono in partenza. Abbiamo diciamo organizzato questo tour per la Germania ed è molto interessante che la Germania non ha chiuso completamente tutte le sue sale da concerto, i club, e quindi diciamo con un sacco di precauzioni domani faremo il tampone per poterci presentare al confine svizzero, poi quello tedesco, ma mi fa piacere dare una bella notizia. Sto partendo per suonare musica, per suonare la mia musica, e a meno che domani sera Angela Merkel non dia una mazzata terribile. Ma non è la tipa, dai. No, non è la tipa, quindi, ma io ti sento bene anche, forse anche senza le cuffie, mi sembra. Provo a parlare. Sì, ti sento. Ottimo. E quindi sto bene, perché... quando si è in grado di rispondere con l'arte è sempre una cosa meravigliosa, e quindi poi diciamo questo è un momento in cui ho
un progetto nuovo che è molto diverso, molto speciale, e quindi sono qui che sto rispolverando il mio tedesco per poter presentare questi pezzi in tedesco, per poter dire non c'è troppo campanilismo nella mia canzone, non c'è campanilismo ostentato. Come si dice campanilismo in tedesco? Se lo dici in tedesco è una cosa impossibile praticamente. Mi sto prendendo appunti piano piano, ma ce la farò. E sono contento di essere qua con voi. Sì, è vero, ci eravamo sentiti già dal Porto Antico. Porto Antico, sì. Un po' di tempo fa. E senti, io ti posso raccontare tutto ciò che vuoi. Sì. Allora, senti, ti faccio la domanda più difficile dell'universo, anche perché era più banale. Che cos'è per te adesso la musica? Diciamo che è sempre stato, io ho sempre vissuto per la musica e non di musica. Diciamo, forse questo è il concetto più importante per me. La musica è un mio modo di vivere e viene al primo posto, diciamo, è per questo che vivo in questo mondo indipendente che non è particolarmente legato al business, ma è legato alla bellezza, è legato nel mio caso anche, non so, a un rapporto bello con il passato. La musica tradizionale, diciamo acustica, è un anello di questa catena che ti lega al passato e è anche un ponte che ti proietta verso il futuro. E quindi per me la musica è tutto ciò, è pratica. Io penso alla musica in ogni piccolo momento della giornata. Anzi, mi litigo con mia moglie perché anche di notte purtroppo le dita continuano a muoversi e continuo a fare arpeggi. Anche mentre dormi? Sì, ma anche mentre sto dormendo. Quindi ogni tanto mi dà qualche spintone, dice smettila di arpeggiare. E quindi è, sì, per noi, e poi è anche un modo per me la musica di condividere l'amore con mia moglie, perché siamo entrambi produttori di musica, quindi viviamo questa vita molto in simbiosi, specialmente per quanto riguarda le produzioni, in particolare per la produzione dell'Acoustic Night, questo spettacolo che ormai tutti conoscono a Genova, e che è proprio nato con questa ambizione di mantenersi indipendente e di portare sul palco del Teatro Nazionale della Corte, di portare artisti internazionali e fare vivere la gioia, la magia dell'incontro in una sera speciale. Questo lo vivo sempre insieme a lei, perché dobbiamo essere insieme anche dei talent scout, dei produttori, degli amministratori. Quindi scherzavo quando dicevo il musicista indipendente è come l'artista di quel piccolo circo. C'era un circo, uno si chiamava Erasio, l'altro Triberti, che venivano proprio a apparizione, mi ricordo anche. Dalle apparizione? Sì, nel greto del fiume. E mi ricordo io ci portavo mio figlio e in pratica quello che staccava i biglietti era poi il prestigiatore, lo stesso, vestito da prestigiatore, poi faceva il clown, vendeva lo zucchero filato nell'intervallo, nel secondo tempo di solito faceva il domatore di un coccodrillo e poi alla fine regalava qualcosa all'uscita. Quindi l'artista indipendente è un po' multitask, fa un sacco di cose
si occupa di tante cose. Ma questa narrazione circense è fantastica, secondo me. Credo che, a parte il discorso, il rapporto con gli animali, che è quello da rivedere, però il mondo circense abbia un fascino estremo, tu non trovi? Sì, a me è sempre piaciuto, mi ci sono sempre ritrovato. Poi per un caso, tantissimi anni fa, eravamo diventati amici col padrone uno dei padroni del circo Togni, mm-hmm. e ogni tanto ci portava nel backstage a incontrare gli artisti e ci faceva mm-hmm. questi racconti, quindi mi è capitato di entrarci dentro, ed effettivamente anche quello è un mondo che è pieno di passione immensa e di grande amore, in cui chi lo porta avanti deve inventare un sacco di mestieri per poter sopravvivere. E quindi io ci trovo molte analogie con quello che stiamo facendo adesso, io e mia moglie. Adesso cosa stiamo facendo? Lo so cosa stiamo facendo, però... Nel senso, cosa sto facendo io? No. Cosa stiamo facendo? Come proviamo a difenderci? Tecnicamente tutti tendono a difendersi andando sul tecnologico e sul virtuale. È il modo più logico, chiaramente, per difendersi e per andare avanti. Io sono d'accordo fino a un certo punto, perché avevo sentito alcune interviste di Ezio Bosso. Mm-hmm. E Ezio Bosso diceva: il pubblico è un musicista silente. Il pubblico, con la sua presenza, comunque partecipa all'esibizione, ed è una parte fondamentale dell'esibizione. Io sento proprio questa cosa. Per me il rapporto col pubblico è un qualche cosa di speciale. È un qualche cosa di fantastico, che ti dà questa energia. Durante il concerto c'è sempre questo filo lentamente che si crea col tuo pubblico, ed è un qualche cosa di insostituibile. Quindi quello che stiamo facendo va bene per sopravvivere, ma secondo me dovremmo veramente riuscire a ritornare all'incontro. E secondo me è fondamentale l'incontro. Anche perché nel mio campo l'incontro è talmente importante che, non so, i miei fan, le persone che seguono la mia musica, il mio CD lo vogliono comprare dalle mie mani, vogliono avere una firma, vogliono stare un po' con me e parlarmi. E quindi quello che stiamo facendo è resistiamo per che dovremmo fare tutti, secondo me, è resistere e trovare le condizioni per ritornare all'incontro. Non so, sto addirittura scrivendo, in qualche ritaglio di tempo, sto scrivendo un libro su tutto ciò che ci manca, e quello che ci manca sono proprio in questo anno che ci sta venendo a mancare è l'incontro fisico con gli altri. E così mi sono divertito a scrivere tutte le musiche che fanno
che portano all'incontro, quindi un trattatino sulla jam session, un trattatino su alcuni ensemble per chitarra che ho escogitato, e poi storie di incontri nella mia vita, storie di momenti in cui l'incontro ha cambiato il mondo, i grandi festival che ho vissuto nella mia vita. Un incontro, pensa che io sono così vecchio che non esagerare. Quando ho iniziato a fare i primi viaggi, sono stato invitato oltre Cortina, quindi io nella mia carriera modestamente ho passato la cortina di ferro. E tranquillo che ho passato la cortina anch'io prima dell'89. Sì, quindi vabbè. Sì. E poi è stato semplicemente a Berlino. Cioè. Sì. Io sono stato in un festival della Cecoslovacchia in cui questo incontro era pazzesco, perché tutti i giovani erano dei finti boy scout, ma si incontravano andare avanti nella loro rivoluzione, nel loro cambiamento. Senti, ti saluta un po' di gente, ti faccio un esempio: Filippo Pasini. Ok, ciao Filippo. La nostra comune amica Laura Ferrando. Ah, Laura Ferrando era una bravissima allieva. Gli aneddoti sono aneddoti. Cantavamo insieme nel coro parrocchiale. È una brava musicista. Sì. Oltre che, non vorrei toccare questo tasto, ma sandoriana anche. Ottima. Purtroppo sì. purtroppo sì. Vabbè, ma questi sono pregi e difetti a seconda di come tu la vedi. Sì. Jenny March che ti dice hello from Colorado. Wow. Sì, sono carissimi amici anche loro. Ciao Jenny. Mario Pastorello che ti dice Beppe che voglia di rivederti. Questa è la questione, il contatto è questo, che voglia di rivederti dal vivo. Perché guarda, a me manca anche una semplice stretta di mano. Sì, è vero. Manca tantissimo. Non so, io tra le cose che mi mancano di più in questo momento è il bel gruppone di amici che sta insieme, che magari suona un po' e che quello è una delle cose che... E poi mi manca un po' chiaramente l'America, perché abbiamo dovuto rinunciare a alcuni festival che sono veramente l'espressione dell'incontro. In particolare ero invitato a un festival nel Kansas, a Winfield, che è proprio il luogo in cui circa 13.000 persone si incontrano e hanno fatto i conti che almeno 11.000 hanno lo strumento. E praticamente nel campeggio vige la regola che non si può chiedere di dormire. Quindi chiunque può suonare fino all'ora che vuole. Se uno vuole suonare fino alle 4 di notte, si continua a suonare. E diciamo, alcuni luoghi di incontro dove ho tanti cari amici, forse sono i luoghi che mi mancano di più, o gli eventi che mi sono mancati di più, perché rappresentano una delle cose più belle che la musica ci dà. Quindi purtroppo. E comunque a me manca l'abbraccio, ma l'abbraccio anche quello è una cosa. Sì. No, io parlavo di semplice stretta di mano, semplicemente perché mi accontenterei di quello in questo momento. Sì, assolutamente. Senti, com'è lavorare con un'etichetta indipendente? Lavorare con un'etichetta indipendente ti lascia una,
una grossa libertà di espressione, la massima libertà di espressione, però ti lascia comunque una condivisione delle responsabilità per quanto riguarda promozione e produzione, nel senso che con l'etichetta indipendente rimani sempre in ballo anche tu in tutti i momenti fondamentali della produzione, della promozione. Guarda, io scrivo ed è la stessa cosa con le case editrici indipendenti fuori dalle grandi catene. Sì, questo purtroppo, anche se in America è lievemente meglio, perché esistono delle radio, tante radio indipendenti. C'è un circuito che si chiama Folk DJ, che mette insieme tutti i DJ di musica acustica indipendente, che è servito da queste etichette e che vive di vita propria, è molto interessante. E la cosa forte è che Dove ti ha o vento, Where the Wind Blows, questo mio album, è arrivato al 14° posto di questa classifica. Quindi è una soddisfazione piccola, ma in questo mondo è un qualche cosa di molto importante. E io comunque penso che anche nel tuo campo vivete in questa nicchia, ma sicuramente c'è un pubblico che vi sostiene, no? Sì, per carità, soprattutto dal vivo, sì, sicuramente. Sì, quando faccio dei reading, delle cose del genere, sicuramente. Senti, tu sei nato a Genova, no? Sì. Qual è il tuo... poi sul finale ci arriviamo alla canzone. Qual è il tuo rapporto con la città di Genova? Ma il mio rapporto con la città di Genova si è sviluppato anche con la lontananza. Diciamo che la città ha proprio questa caratteristica di richiamarti e di far sentire la propria bellezza, specialmente quando ne sei lontano. E quindi tutti questi sentimenti di voglia di ritorno, no? Che si incontrano in queste vecchie canzoni, Ma se che penso, o anche Creuse de Mar, perché è il ritorno di sti marinai finalmente dopo tanti mesi sul mare. C'è sempre il pensiero del ritorno in tantissime delle nostre canzoni. E quindi anche io ho vissuto questa mia genovesità in questo modo. E così avevo questa idea di canzone che mi girava in testa da tanto tempo, e questo amore per la città mi ha spinto a scriverla in questo modo. E diciamo il genovese forse non vive in questo campanilismo ostentato, no? che possono vivere, non so, i napoletani, i milanesi nelle loro canzoni, che belle te, vedi Napoli e poi muori, e così via. Sono più sobri. Sì, più sobri, più riservati. Però secondo me è un affetto incondizionato, e un amore incondizionato che i genovesi hanno, che veramente va nel profondo. E non è semplice raccontarlo, e ho provato a raccontarlo in questa Dove ti ho vento, e ho pensato che è un qualcosa che passa nei secoli, no? Che questo non è un sentimento che possono aver provato esattamente alla stessa maniera 150-200 anni fa. E così ho raccontato questa storia del mio amore per Genova partendo dalla mia famiglia. E sono partito dalla mia bisnonna, che si chiamava Nonna Jo, ed era la donna più forte di Camogli.
era il suo marito è partito per quindi il mio bisnonno è partito per l'Argentina e non è mai più tornato. Ho detto, l'ha lasciata con due figli e non è mai più tornato. Detto, appena faccio i soldi vengo e ti porto. E quindi io ho fatto poi un viaggio in Argentina e sono andato a vedere sull'elenco telefonico e c'erano 4 pagine di Gambetta. Non so che cosa abbia fatto. Comunque, questo è il punto d'inizio di questa che racconta delle sofferenze della città quando tutti dovevano emigrare, che a volte non tornavano. E poi la seconda strofa parla del fascismo, dei suoi ritorni, del G8, parla del periodo industriale, le alluvioni, il ponte, insomma, la terza strofa naturalmente il ponte, accenna al ponte e quindi e mette tutta questa vita travagliata in contrasto con questa bellezza di cui ti parlavo, che effettivamente ti chiama e di cui te ne accorgi se sei ancora di più se sei lontano da Genova. In fondo Fabrizio De André stavo per chiederti questo, sì, sì, prima di morire aveva comprato una casa per tornare, sì. E volevi chiedermi di Fabrizio? Sì. Ho avuto questo piacere immenso di conoscerlo 2 o 3 volte. Non l'ho mai conosciuto come amico, purtroppo, nel senso non ho mai passato una sera a bere e a raccontare, a suonare insieme. L'ho sempre incontrato nel backstage di un teatro, chiacchierando un po', ma non a lungo. Però sono stati momenti veramente indimenticabili e in particolare nel primo incontro che ebbi con lui gli portai una cassettina con la mia prima cover di Creusa de Mar. E lui mi fece sapere che gli era piaciuta, che potevo registrarla nella mia versione folk, ma dice, mi raccomando, se la produci negli Stati Uniti, le parolacce non vanno censurate perché le parolacce sono parte della mia poesia popolare, e quindi ogni cosa deve rimanere esattamente com'è. E quindi così naturalmente ho fatto da quel momento ho sempre inserito nelle mie scalette, anche se io non suono in particolare cover, ma ho sempre inserito un brano solo in tutte le scalette americane da circa 25 anni che lo faccio, perché in America Fabrizio purtroppo non è conosciuto e io voglio così da piccola formichina voglio dare un mio piccolo contributo affinché lui diventi un patrimonio dell'umanità, non solo un patrimonio dell'Italia, perché secondo me lui è patrimonio dell'umanità. Quello che dice quello che dice, secondo me, se lo potesse sentire, se potesse capire la sua poesia, un ragazzo di Harlem o un ragazzo di Buenos Aires o di Berlino, sarebbero sicuramente colpiti nel profondo. E quindi abbiamo lavorato anche in un acoustic night in questa direzione, abbiamo prodotto un acoustic night di traduzioni di De André proprio per questo motivo. Sai, io credo che una delle lezioni che ci possa avere lasciato Fabrizio De André è quello di essere precisi nell'uso della parola, che ogni parola ha una sua sfumatura e un suo suono che ricorda quel significato, credo. Sì. Sì, se andiamo ad analizzare le parole che ha usato, è proprio così, non c'è una ripetizione, proprio vengono usate nella maniera più perfetta
E la cosa interessante è che lui faceva così anche con la musica. Dicono tutti i musicisti che hanno suonato con lui che lui veramente era incredibilmente perfezionista, quasi al limite della pignoreria, sull'organizzazione degli arrangiamenti. Quindi è molto difficile con un musicista così dire qualcosa di nuovo in una nuova versione, perché lui veramente raggiungeva il sublime, raggiungeva si esprimeva al massimo sia della poesia sia dell'arrangiamento musicale. E quindi è un grande tesoro che abbiamo, è un artista da cui possiamo ancora imparare un sacco di cose. Senti, vedo che hai la chitarra in mano. Sì. Avessimo l'onore di sentirti. Ora, c'è una connessione un po' ballerina, speriamo bene. Però, dai. Ci proviamo. Qua io ho preso la chitarra piccolina, che è una chitarra che mi ha fatto un grande liutaio di Genova che si chiama Antonello Sacco, e mi canto questa canzone a cui sono molto affezionato, perché racconta di me, della mia famiglia, delle mie radici e dell'amore che tutti abbiamo per questa città. A nonna Giova le assula cui si uffici, ma io le partio senza tornare. Barba Langino le ha impescato da scherzi, un mio le ha nasciuto per navigare. Cilin le ha migrato prima, voleva una bottega d'armassino. Ma se la peggiore non l'hanno visto, a caccia le torna coi vestiti qui. E ho figlio che dice anno che pensa, a se la cosa di che vuoi tornare. I soldi me lasciò in me in tasca, a un male torna grosso. L'ego all'intratrento, lo bacio a bocca, quando vedi al vento. Ivan scurì, la guerra le ha finita, ma l'erba gramma cresce in tutti i campi. A nascenti fiagni in Scialerza, l'ena marottia, e su un tornello di Luigi e anche o ballilla tornò le murtu suele, cantiò con l'aiva in mani in estintù. Non avevo mai capito se le servivo, e come l'erba grama tu nasci. E ho figlio che dice che pensa, ma se è una cosa che perdona, solo mi ha lasciato il vento a scala, mamma tu una grossa. Thank you.
non separlemoci tra i gotti. Se le spie ci fermi carboni, papà che sta sentendo gli asiotocchi, e noi che non manco in cerevoluzione. Resta bellezza, te cura anche un approvo, a te piccia un giorno, a te fai a tornare. Bellezza, che ti vegna anche un cipella, bellezza non te la mangia. E un friggio che ti scelano che pensa, sei una cosa di che per tornare. So che me la sciogli nella scala, ma male tutta grossa, e leggo all'intradrinco, lo bacio a porta, vediamo bene. A leggo non perdona, e un male tutta trinco, lo bacio a porta, grazie Beppe. Si è sentito? Grazie. Sì, sì. Temevo peggio da come era la connessione. Ah. Perché l'hai detto tu, dalle 18 di questa sera siamo chiusi. Sì. E tutti si sono buttati sul virtuale, quindi... È vero. No, in più noi abbiamo una connessione non speciale perché... Siamo in un centro storico e quindi facciamo ancora più fatica a venire fuori col nostro segnalino. Comunque siamo adesso vivo a Ovada, che è una propagine ligure piemontese. È la Liguria piemontese. È insomma il punto in cui le due culture si incontrano, quindi c'è... È un lusso perché ci sono tutti i lussi della Liguria, cioè il pesto di Pra, la focaccia, la farinata e in più un po' di bagna cauda. Perché la focaccia con la bagna cauda mescolarla può essere anche un'idea. Sì, si può tentare. Insomma, è quello che accade a San Antonio sul confine tra Messico e Texas, che produce musiche pazzesche, e anche qua insomma tutte le terre di confine hanno culturalmente questa marcia in più. Senti, ti volevo far salutare da Flavio. Molto volentieri, Flavio. Eccomi qua. Eccolo. Buonasera, Beppe Gambetta. Ciao Flavio. Noi non ci siamo mai incontrati, credo ci siamo incontrati forse una o due volte ai tempi del Circolo Arte Musica, perché udite, già a quei tempi Beppe Gambetta era una leggenda della musica. E con i Red Wine, grandissima band di bluegrass, e poi iniziò il suo percorso solista e fu un grande successo Red Wine, grande successo Beppe Gambetta, grande. E diciamo che noi stasera, diciamo la verità, abbiamo un'eccellenza della musica italiana e internazionale, perché Beppe Gambetta è veramente uno dei più raffinati musicisti e cultore della tecnica flat picking, quindi c'è uno che, come dire, se la cava benissimo e senza quei virtuosismi che a volte in qualche modo infastidiscono un po', ma con grande sapienza e gusto. L'ha dimostrato adesso in questa bellissima canzone che ha eseguito con questo raffinato sottofondo di chitarra, ecco, insomma. Ma... eccellenza di grande portata, ecco, alfiere della
dell'italianità e della capacità di essere italiano in qualsiasi parte del mondo, ecco, perché poi questo è indubbiamente un pregio maggiore, ecco. Sì, è vero, guarda, io nasco proprio come grande appassionato del flat picking americano tradizionale e poi lentamente in tutto questo percorso mi sono accorto che sono stato apprezzato nel mondo quando ho portato anche la mia italianità, quando non ho voluto essere solamente una copia degli artisti americani che amavo così tanto, ma quando ho lasciato intravedere anche queste radici così importanti che poi spesso vengono sottovalutate, ma che noi abbiamo anche, secondo me, un grande patrimonio nella nostra musica popolare. Quindi, e comunque bisogna riconoscere che è sempre stato una persona disponibile, perché mi ricordo ai tempi del Circolo Arte e Musica che l'avevamo contattato, non mi ricordo perché cosa, e lui si era dichiarato disponibile e si era prestato anche a fare qualcosa insieme a noi. E come vedete anche in questa occasione, ben già la seconda volta che viene a trovarci, ecco. Quindi ecco, invece, la curiosità è Morgana, conoscevi Beppe Gambetta? Aspetta. Eccomi. Piacere di conoscerti, sono onorata. La prima volta che ti ho sentito nominare è stato tanti anni fa, quando frequentavo la scuola di musica di Armando Corsi. Sì. Ecco. Modestamente ho preso anche qualche lezione da Armando ed è stato mi ha aperto la mente. Quindi Armando Corsi, posso dire di essere anch'io sotto la sua ala, anche se ne ho prese poche, ma posso dire di essere stato un suo allievo. Addirittura, sì, noi eravamo in rapporti di amicizia, diciamo, familiare, ecco, quindi poi ci siamo persi negli anni e è cambiato un po' tutto, però appunto è in quel periodo che ho iniziato a conoscerti e ad apprezzarti, ecco. Io avevo una domandina da porti mentre stavi raccontando tutte queste cose interessanti della tua vita e del panorama musicale. Che cos'è che tu metti in ogni canzone? Cioè, qual è la tua filosofia di base? Qual è il messaggio di fondo che senti dentro al cuore quando suoni? Ecco, cosa vuoi trasmettere agli altri? Se parliamo di canzoni è molto interessante perché io sono sempre stato un compositore di musiche sulla chitarra, io nasco proprio come chitarrista e le canzoni sono arrivate solamente in questo ultimo CD, perché ho deciso che il tempo passa e ho tante cose da raccontare della mia vita, di quello che mi è successo. E quindi, anche se non è la mia vocazione primaria, ho deciso di iniziare a scrivere canzoni. E quindi il tema fondamentale adesso è molto autobiografico, perché è così, è interessante raccontare il mondo visto da una persona, dal punto di vista di una persona che lo vive 250 giorni all'anno on the road, diciamo, a parte questo ultimo anno, comunque i miei ultimi 30 anni sono stati così. E quindi il tema fondamentale delle canzoni è stato il racconto della vita on the road, il racconto delle mie scelte e poi anche il racconto dei grandi vecchi che ho incontrato, quindi tutte cose autobiografiche. C'è una canzone che si intitola Il grande vecchio, in cui racconto il mio incontro con Fabrizio D'André, con Pete Seeger, con Doc Watson, insomma i grandi artisti che sono riuscito a incontrare nella mia vita. Per quanto riguarda invece gli strumentali, la mia filosofia, ciò che ci metto dentro, cerco sempre di non fare composizioni astratte, ma di avere un pensiero, di una storia da raccontare con la musica. E quindi, non so, per esempio nello scorso CD
ho fatto una composizione dedicata alla Benedicta, perché sono andato nel luogo in cui è stato questo eccidio famoso e dove in un campo di battaglia si sente sempre l'energia di quello che è successo, e quindi ho composto ispirato da questo, da questa visita a questo luogo. Quindi anche le mie composizioni strumentali hanno sempre un filo conduttore di una storia o di un qualche cosa che mi è successo. Ti ringrazio, è molto interessante, immaginavo una cosa del genere, ma volevo sentirlo dalla tua voce. Grazie Gabetta. Grazie a te. Bene, ti ringraziamo. Martina Pittaluga ti chiede se è possibile, io mi ricordo Beppe alla Panteca. Non ci ho suonato, però ci sono passato a salutare un paio di volte, quindi anch'io sono entrato dentro la Panteca, assolutamente. Bene, Flavio. Ho una certa età, mi sto godendo, dopo i 65 si può fare il vaccino gratis e si può andare nei musei con lo sconto. E quindi mi sto godendo queste cose e c'ho un sacco di cose da raccontare. Senti, Flavio, direi che ringraziamo Beppe. Direi di sì, certamente. Allora, gli auguriamo tanti, tanti bei giri nei musei. Sì. Visto che si può andare nei musei, buona gita nei musei, ecco. Non ho tanto tempo perché sto dietro a una cosa importante che vi faccio vedere. Ecco, bravo. Effettivamente, vai. Qua parlavamo del mondo indipendente che ha tutte queste difficoltà. A Genova questo CD, Where the Wind Blows, Dove ti vento, si trova sicuramente dal Disco Club e niente, ci sono varie piattaforme su cui trovarlo. E questo è il gallettino. No, questa è il galletto che rappresenta l'alba, no? Praticamente è il risveglio che deve essere fatto attraverso l'arte, perché dove ti ho vento, la direzione è la punta della chitarra. Questo è il significato di questo CD, e vi ringrazio per avermelo fatto mostrare. Grazie a te. Ringraziamo noi Beppe, ma ricordiamo che Beppe, se non sbaglio, questo è il 14esimo lavoro discografico di Beppe, o sbaglio? È il 14esimo lavoro. 14esimo, cioè, quindi ragazzi, cioè, qui siamo veramente davanti a un percorso di grande eccellenza. Ecco, io, scusatemi se insisto, ma l'eccellenza è sempre da lodare, ecco. Quindi io spero che Beppe un giorno sia anche riconosciuto come uno degli artisti che porta in giro l'Italia e che ha saputo comunicare al di fuori dei confini, ecco. Io mi auguro che ci sarà un giorno un bel riconoscimento per lui. Perché tanti artisti per tanti artisti è stato fatto, e quindi credo che sia giusto anche per persone come Beppe che accada altrettanto. Ci sono state già alcune cose, ma andiamo avanti. Io penso che questo periodo di cui abbiamo appunto deciso di non parlare, non si parla di virus, comunque in genere. Tutti quanti dicono che è un periodo che si spera tanto che ci renda migliori, che ci porti qualcosa. Non sono così positivo che tutti diventeranno migliori, però sicuramente qualche artista che si è messo in casa a lavorare e a creare, e quindi almeno un miglioramento, una bella continuazione dal punto di vista artistico ce la lascerà, e quindi mi auguro di poter andare avanti, di poter stiamo lavorando a fare una acoustic night meravigliosa nonostante questa incertezza il prossimo maggio, e ti ringrazio tanto per tutti questi complimenti al mio lavoro, alla mia
perseveranza. Spero di fare qualcosa di bello e di nuovo e di venirvelo a raccontare. Grazie a te. Signore e signori, vi lasciamo. Vi diamo appuntamento a dopodomani con una puntata targata Feeling Blue. Buonanotte. Grazie Filippo, Beppe. Ciao.